Ieri a Bari si è fatto il punto della situazione occupazionale con il convegno regionale Restart Garanzia Giovani, Lavoro e Formazione, le nuove strategie della Regione Puglia, rivolto a esperti del lavoro e della formazione, appunto. Francesco Rossi. La formazione professionale davvero può diventare uno strumento utile per i disoccupati, tanti, troppi disoccupati, soprattutto qui al sud. Allora, sicuramente la formazione che io proverei a non definire immediatamente professionale, ma diciamo una formazione con dei progetti che possano in qualche modo andare a sviluppare le attuali capabilities che invece molti dei disoccupati non hanno, può giocare un ruolo fondamentale nella ricerca dell'occupazione. Però d'altra parte, e questo forse è il dato che oggi manca al nostro paese, è una domanda di lavoro qualificata. Purtroppo l'Italia ha scelto una via bassa alla decrescita, soprattutto nel periodo di crisi dal 2008 ad oggi, per cui c'è un problema di domanda di lavoro, cioè le aziende spesso hanno difficoltà ad assorbire forza lavoro qualificata. Indubbiamente incontri come questi tra i formatori sono indispensabili anche per capire che rotta, che via tracciare. Una delle accuse che viene fatta ormai da anni ai formatori è quella di fare corsi di formazione che servono più ai formatori che non ai formati. Diciamo che questa accusa ha degli elementi di verità. Nel senso che troppo spesso ci sono corsifici e troppo spesso si fanno corsi che in realtà poi non possono avere nessun utilizzo e quindi non servono né ai giovani né tantomeno alle imprese se dovessero assumerli. Il punto è che oggi AIF, che è l'Associazione Italiana Formatori, quindi non è un'agenzia di formazione, ma è la casa comune, è un'associazione professionale, una sorta di ordine professionale, prova a far sì che ci sia una certificazione di qualità nel fare formazione. Tanto è vero che AIF ha il registro dei formatori professionisti in accordo ovviamente con il Ministero dello Sviluppo Economico, che grazie alla legge 4/2013 consente questa certificazione di qualità. Per cui ecco, quello che noi vorremmo offrire alla più ampia platea di agenzie formative è quella di avere dei formatori qualificati, certificati.